Eccoci qua, ciao Fabio. Ciao a tutti, ciao Ale. Ciao a tutti, ciao ciao ciao. E allora riprendiamo il discorso che stavamo facendo dietro le quinte e può anche interessare perché magari c'è qualcuno che vuole iniziare a fare i video, a fare qualcosina online e una delle cose che magari si può chiedere è sì, ma quanti soldi devo spendere per fare, che strumenti mi servono? E stavamo parlando con Fabio per quel che riguarda l'acquisto di un telefono nuovo. Il mio suggerimento, se vuoi stare su una fascia medio-bassa, ma avere comunque un telefono di qualità, ovvio che se uno spende tanto in relazione poi c'ha tanto, però a volte Un ritorno. il 90% delle funzioni neanche le usa poi alla fine. Ecco, ti suggerisco un Xiaomi che sui 150-160 euro, anche se sono in offerta ancora meglio, fa delle ottime riprese, anche perché ormai adesso sono 48 pixel tranquillamente ed è performante. Ovvio che sai che te lo tieni 2 anni perché dopo la batteria ti saluta, Sì, però. infatti è proprio quello il problema del mio che uso tutti i giorni, il mio vecchio Samsung, che la batteria ormai sta tirando gli ultimi e comunque le foto, non, la fotocamera non è più, cioè insomma non è all'altezza di quello che vedo, insomma, che postano altri Eh amici, no? Insomma, che sì, hanno eh sì. cellulari sempre più avanzati, quindi. Perché quella è la fregatura, che nel momento in cui alzano la definizione, la nostra percezione nota la differenza. Quindi Sì. quello che adesso sembra bello, magari fra un anno sembra tutto quanto a quadrattoni e assolutamente scarso, proprio funziona così. Non si può fare a meno di fare il paragone, essendo sempre sui social, essendo sempre a vedere le foto postate da altri, ormai vedo che le mie hanno fatto il loro tempo. Certo, e quindi parlavamo di tecnologia, quindi che anche chi vuole iniziare a fare dei video, perché comunque sono utili per creare il proprio brand, ovvio che non basta fare un video una volta a settimana e morta là, c'è tutta una dinamica dietro. Serviva una volta, adesso no, no, non serve più, non è più efficace. E, mi hai detto che hai creato un nuovo podcast. Sì, cioè in realtà l'ha creato Nicole, che è la mia Diamo a ragazza, Cesare quel e che è di Cesare, diamo a Cesare, che se no ci che scrive commenti ringraziamo. incazzati, giustamente, che è la mia ragazza e la mia collaboratrice qui al Sigillo. Sì, su Spotify e su Anchor, se non vado errato, Ancora FM. FM, esatto. Ha creato un podcast con tra l'altro tutti i video che abbiamo girato io e te, più quelli che ho girato io qui in libreria, le recensioni di testi che faccio, insomma, abbastanza più o meno regolarmente qui al Sigillo. E la stessa cosa per lo stesso motivo, ha indicizzato e creato diciamo, migliorato il canale YouTube, tutte cose che io. Non ho mai curato più di tanto, nel senso che io ho sempre utilizzato, ad esempio, il canale YouTube un po' come una sorta di archivio, ok? Però in molti mi hanno detto che in realtà i video per avere visibilità devono essere indicizzati, devono avere Sì, guarda, comunque l'algoritmo cambia una le definizioni giuste. volta ogni mese quasi, no, a parte ogni mese no, però per dire ho fatto un video ed ho avuto 150.000 visualizzazioni tempo fa, un video di un'ora e mezza, che è veramente tanto. Infatti. E adesso vedo la differenza, invece siamo molto meno. Cioè proprio cambiano in base a determinati algoritmi, a determinate regole, quindi o ci stai dietro oppure comunque tu fai il tuo, lo usi come archivio, come strategia, ma non quella fondamentale, come punto di riferimento e sai che c'è in più. Sì. Perché Però era un peccato, come dire, non sfruttare quest'altro canale. Come Spotify, ad esempio, era un peccato non sfruttarlo per avere
appunto sì, per creare anche un archivio di tutto quello che facciamo anche qui con Coach dei Tarocchi, ma certo, anche in altre direzioni, e renderlo un attimo armonico, ecco, in modo tale che le persone non si trovino sballottate in un oceano di video caricati a caso, cosa che spesso ovviamente accade. E non essendo io un uomo molto ordinato in queste cose, ho bisogno sempre di, come dire, delegare, come dicevamo prima, a chi ha più programmaticità, ecco, nel compiere determinate... Certo. Ah, intanto metto il link qui sotto dove ci sono tutti i video che abbiamo fatto, quindi basta andare sulla pagina, Coach dei Tarocchi, mette live, vabbè, dopo vedete tutti quanti i video che abbiamo fatto. E ovviamente YouTube c'è una indicizzazione migliore per questo, ok? Però, giustamente, è ovvio che bisogna anche capire in base allo strumento che tipo di strategia usare, perché magari molti su YouTube guardano le visualizzazioni e i like... Per un'azienda non è così, cioè quelle gli servono a chi fa lo youtuber, quindi guadagna sulle pubblicità che la gente clicca quando guarda un suo video. Una persona che ha un'attività che non fa lo youtuber, gli interessano altre robe. La maggior parte magari dei clienti non sono gli iscritti o quelli che mettono like, sono persone che cercano attraverso il video una conferma di quello che sanno già per poi procedere all'acquisto. Che è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra dimensione, e quindi chi ha un'attività non deve guardare quei parametri lì, perché altrimenti si affligge, si demotiva, ma anche per niente, perché non sono quelle le cose da guardare. Insomma. Fai lavoro inutile che potresti... Ma sì. Potresti, energie che potresti sfruttare altrimenti, ecco. Certo. Poi, tra l'altro, i nostri podcast, Arcani nella Notte e Aperitivo con i Tarocchi, che sono anche in formato podcast, ho guardato e stiamo sfiorando le migliaia di download. Dai, non è male, direi che è buon, per essere non proprio così conosciuti, direi che è un buon risultato, insomma. Eh sì, perché ovviamente dopo un po' no, girano, è ovvio. Certo. È ovvio che sia così. Ok, allora... di cosa parliamo oggi? Cioè, io lo so già e mi piace molto l'argomento. Io lo so già, chi ha letto il titolo lo sa già, tu lo sai già, quindi anche... che bisogno c'è di dirlo? Diciamolo a chi magari ci sta guardando per caso, è capitato qui ad Aperitivo con i Tarocchi. Oggi parliamo di un personaggio nell'ambiente dell'esoterismo molto affascinante, cioè Dion Fortune, pseudonimo di Violet Mary Field, una occultista britannica nata a Londra, morta subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, morta anzi quasi in contemporanea ad Aleister Crowley, altro famoso esponente dell'occultismo britannico. Parleremo di alcuni suoi libri e parleremo della sua visione dell'esoterismo. Non solo esoterista, non solo medium, tra l'altro, ma anche narratrice di grande talento, con una produzione per quanto riguarda la narrativa piuttosto cospicua e molto interessante. Per chi, come in un aperitivo precedente avevo già detto, ci sono clienti talvolta che preferiscono leggere qualcosa che sì abbia a che fare con l'esoterismo, ma che sia trattato in maniera romanzata, quindi non leggere un saggio, ma leggere un buon romanzo che abbia riferimenti esoterici. Che all'interno ha dei riferimenti per cui tu comunque impari determinate informazioni. Impari, Fabio, comunque, comunque un insegnamento però trasmesso con un'altra forma, una forma certo. Meno accademica, non saggistica,
narrativa e romanzata, ed io ho Ma fatto. molto spesso anche più efficace, perché la differenza tra Spesso raccontare un sì. mito in maniera accademica e raccontare una storia, leggere l'Odissea. Spesso è così, e poi è il motivo per cui nell'antichità, tra l'altro, gli insegnamenti venivano trasmessi Attraverso storie. attraverso storie che in seguito divennero mitologie. Ma in origine erano propriamente delle storie, cioè dei romanzi orali che venivano trasmessi di generazione in generazione agli iniziati, per trasmettere alcune particolari verità sul mondo ultraterreno, per così dire. Poi, tra l'altro, Fabio, andando a leggere le storie, facendosele raccontare e anche raccontandole, si memorizza meglio, perché poi una delle tecniche di memoria che funzionano meglio, e sai che sono anche un esperto di apprendimento rapido, è di trasformare le informazioni in storie, perché utilizzando le emozioni, a volte il paradosso, l'immaginazione, il movimento, come creando un film attraverso le informazioni che tu devi imparare, te le ricordi meglio e riesci a fare anche delle associazioni più profonde, più emotive, che fanno sì che ti rimangano più in testa e le assimili anche non solo nella testa, ma proprio a livello, non dico epidermico, però le acquisisci Ma con quasi tutti i sensi, perché in una storia, se raccontata bene, assimili i gusti, cerchi di riprodurre i suoni, quindi hai uno sviluppo a 360 gradi della situazione. sì. C'è una sinestesia tra i sensi Eh che sì. va a colpire l'emotività e quindi si imprime nella memoria più efficacemente. Fare un altro esempio, molti mentalisti utilizzano per memorizzare, ad esempio, lunghissime serie numeriche proprio questi trucchetti che hanno derivato dalla programmazione neurolinguistica, da altri tipi di programmazione, il creare delle storie. E poi sembra impossibile che una persona riesca a ricordare una serie di numeri, di 40 numeri. L'uno dietro l'altro, ma ci si riesce perché a quei numeri si legano delle immagini. E Certo. il mentalista si crea una storia immaginifica che gli permette di ricordare queste cose. E dal punto di vista dello spettatore, della spettacolarizzazione del tutto, sembra incredibile, ma in realtà è un mero trucchetto conosciuto poi, tra l'altro, come dicevamo, fino ai tempi più antichi. Eh sì, e tra l'altro, apro una parentesi. Queste tecniche qui, che sono di apprendimento accelerato, le ho inserite all'interno di Cartomante Digitale, però l'Accademia Avanzata, perché lì ho voluto insegnare delle cose e attraverso le tecniche di memoria, di studio, eccetera, la persona le acquisisce prima e più velocemente. Quindi ho voluto un po' mettere assieme queste discipline. E prima di iniziare, volevo chiederti una cosa. Sapresti o hai voglia o è possibile fare una differenza tra Crowley e la Fortune? Cioè, Allora, sostanzialmente, ci per sarei. una persona inesperta, no? Uno che deve partire, uno o l'altro, quali sono le differenze e cosa la suggeriresti? Guarda, ci sarei arrivato Ecco. durante. Ciao, Donato. Hai bisogno? Ah, ok. Ci sarei arrivato durante il discorso, però. Ecco, scusami, ti ho anticipato, no, non abbiamo un copione, quindi andiamo a braccio. Vai tranquillo, le differenze sono enormi in ogni caso, ma lascia che prosegua con un minimo di biografia e ci arrivo. Sì. Dion Fortune entra nella società teosofica molto giovane e gli insegnamenti teosofici rimarranno nel corso di tutte le sue opere come un sostanziale fondamento della sua visione esoterica della realtà. Come accadde per Rudolf Steiner, se ne separò
in seguito, proprio quando i presidenti della società tentarono di elevare Krishnamurti al rango di maestro del mondo, sostenendo che invece la società teosofica avrebbe dovuto prendere, per così dire, quell'approccio cristiano esoterico di cui lei stessa era impregnata, in quanto i suoi genitori e lei stessa appartennero alla chiesa scientista. E questo è uno, tra l'altro, anche delle principali differenze, se vogliamo, tra questi due autori citati: l'approccio con il cristianesimo. Cioè, Crowley, come sappiamo, era molto critico nei confronti del cristianesimo e in generale di quelle religioni che propugnavano una sorta di automortificazione, sia spirituale sia fisica. Ma di questo parleremo quando li paragoneremo. Diciamo che comunque i concetti teosofici rimarranno nella sua opera, nel suo modo di scrivere per lungo tempo. In seguito si unì al famoso ordine esoterico della Golden Dawn, di cui all'epoca Mathers non era già più il gran maestro, ma la guida era passata temporaneamente alla moglie. E questo episodio le fornì lo spunto, anche se a malincuore, per così dire, per scrivere uno dei suoi libri più famosi, che, se riesco a trovarlo, ve lo mostro. Scusate, ma qui è un casino di... Ah, eccolo. Avevo tirato fuori una pila di libri. Come vedete, abbiamo una ricca bibliografia, e cioè il manuale di autodifesa psichica, che qui è tradotto come difendersi dagli influssi negativi. Perché? Perché aveva la sensazione, anzi la certezza, che Moina Mathers, la moglie di MacGregor Mathers, il gran maestro della Golden Dawn, la controllasse attraverso la magia nera, la controllasse psichicamente. E in seguito a questo attacco, diciamo, psichico, si sentì in dovere di far sapere ai suoi lettori come era riuscita a liberarsi di questa influenza negativa. E tuttora il manuale di Dion Fortune rimane come uno dei capisaldi dell'autodifesa psichica, un manuale che insegna a sconfiggere, ad esempio, il vampirismo fluidico, i cosiddetti casi di malocchio, di magia nera, il tutto in un'ottica che possiamo ancora definire cristiana a livello rituale, cristiano-esoterica. La Golden Dawn, dalla Golden Dawn, dal nome magico che assunse, Deo per fortuna, Deo non fortuna, Violet Firth, derivò il suo nom de plume, il suo pseudonimo letterario Dion Fortune, cioè grazie a Dio, non grazie alla fortuna. Questo era il suo motto magico, per così dire. In seguito fondò la società dell'Inner Light, della luce interna, ed ebbe anche contatti, anche se non sappiamo di preciso fino a quale livello, con alcuni esponenti della Wicca, diciamo del neopaganesimo, così come era stato organizzato da Gardner e da altri, esoteristi. Dion Fortune e Aleister Crowley si conobbero per un brevissimo periodo, quasi alla fine delle loro vite. Dion Fortune morì piuttosto giovane di leucemia, poco sopra i 50 anni, e
a poca distanza, a distanza di qualche mese, moriva anche il famigerato per l'epoca Aleister Crowley. Tra i due ci fu uno scambio epistolare, forse anche si conobbero personalmente. Quasi tutti i commentatori ci tendono a spettegolare molto sulla... ecco la gatta. Ciao gatta. E a spettegolare molto sul fatto ovviamente, che Crowley, che era un grande... che era un satiro, diciamo, e un grande seduttore, potesse aver intrattenuto rapporti amorosi anche con Dion Fortune, ma questo, diciamo, questi pettegolezzi crollano nel momento in cui impariamo a conoscere la letteratura di questa donna che fu, tra l'altro, anche una psicoanalista riconosciuta e molto affermata nella Londra di quegli anni, proprio perché il suo approccio all'esoterismo aveva una base morale che difficilmente avrebbe accettato quella predisposizione alla sessualità magica, se vogliamo, indiscriminata, propugnata invece da Crowley, dal telema e dalla filosofia magica soggiacente a questi aspetti di quel determinato tantra occulto che propugnato. Dion Fortune, ad esempio, forse il suo libro più famoso, La Kabbalah mistica, affronta l'albero della vita e le Sephiroth da un punto di vista psicologico, prettamente psicologico, fornendoci anche, tra l'altro, numerosi avvertimenti riguardo l'operare con l'albero inverso, l'albero della morte, l'ombra dell'albero della vita, di cui abbiamo parlato anche in altri precedenti aperitivi. Un senso del limite traspare da tutta l'opera di Dion Fortune, un senso di morigeratezza e del non oltrepassare determinate barriere e leggi cosmiche, atteggiamento che forse aveva ereditato dalla sua permanenza nella società teosofica, che aveva un grande rigore morale e un grande sentimento animalista, per esempio, quasi tutti i teosofi erano strettamente vegetariani, oltre al suo, diciamo, fondamentale attaccamento al cristianesimo esoterico occidentale, cosa che la distaccava da Crowley. Però ci sono, bisogna ammettere, in sparse righe nella sua opera, ad esempio, un testo che posso consigliarvi per conoscere questi rapporti è lo splendido, eccolo qui, edito da Venezia, di Alan Richardson, dove parallelamente vengono esaminate le biografie di questi due grandi dell'esoterismo e contemporanei, no, tra l'altro. In alcune righe di Dion Fortune traspare una sorta di accettazione della legge del telema, così come era propugnata da Crowley, ma anche un sentimento di come non sentirsi pronta ad accettare l'era di Horus, leone di Horus, l'epoca che era iniziata nel 1904 con la dettatura del libro della legge a Crowley da parte della moglie e dello spirito che la possedeva, Aivas, in quei tre giorni al Cairo. Quindi, da un lato, possiamo dire che c'era una sorta di ammirazione reciproca, per rispondere alla tua domanda, ma anche una differenza quasi incolmabile a livello culturale e morale, per così dire. Crowley era uno che
era nato per abbattere alcune barriere, molto in anticipo sulla sua epoca. Dion Fortune era anch'essa in anticipo sulla sua epoca, cioè una donna psicoanalista negli anni 20, pagata da, e ammirata da tutta Londra, di cultura più che alta, cioè fenomenale. Erano entrambe persone veramente all'avanguardia, però una sorta di abisso morale, a parer mio, li separava. Nonostante, per quanto riguarda entrambi, fossero attratti l'uno dall'altra, l'uno dal pensiero e dalla spiritualità dell'altra. Verso la fine delle loro vite, infatti, si incontrano, e pur non raggiungendo, come dire, nessuna intesa mistica o collaborando a livello letterario o magico, comunque questo incontro è molto importante e merita di essere studiato, perché rappresenta, secondo me, i vertici della cultura esoterica in quel determinato periodo della storia culturale europea, da due punti di vista diversi, ovviamente, da entrambi i quali però possiamo apprendere veramente molto. Non sono molte le persone che sono in grado di vivere come visse Aleister Crowley nella sua epoca. Un uomo che adesso sarebbe, non lo so, probabilmente Bill Gates o qualche, non lo so, Elon Musk, cioè era uomini fuori dal loro tempo, geniali e incompresi, e naturalmente molto denigrati per i costumi che all'epoca non potevano essere accettati. La rivoluzione sessuale arrivò 20 anni dopo la loro morte, quindi nel 46, quando Crowley muore nel 47, lei nel 46, ci troviamo ancora in un ambiente che culturale che non poteva accettare determinati estremismi, chiamiamoli così. E questo è un motivo, Ale, secondo me, per cui i libri di Dion Fortune hanno in questi anni, in questi ultimi anni, come commerciante, lo dico adesso, hanno ricevuto una nuova spinta e un nuovo interesse. Proprio per il fatto che alcune persone, non dico deluse, ma comunque non pronte magari ad accettare determinate filosofie magiche che si spingono veramente oltre, come il Telema e come quelle che sono nate ovviamente dalle costole della filosofia di Crowley, necessitano di qualcosa, di un'autrice che possa comprenderli sul piano quotidiano e mantenere un rigore morale nelle scelte esoteriche che una persona fa. Ad esempio, e tutte queste questioni, a parer mio, lei le deriva sia dalla sua cultura cristiano-scientista, sia dalla sua permanenza tra i teosofi. Ecco, occultismo pratico nella vita quotidiana, in cui si riscontrano comunque concetti legati ai corpi, ai vari corpi di cui è composto l'essere umano, al karma, agli ordini esoterici e a come lavorano. Lei stessa sosteneva di essere in contatto, come Madame Blavatsky, come molti altri medium ed esoteristi, con quei maestri ascesi, i famosi maestri ascesi, che sono, come dire, il fondamento delle dottrine di molti ordini esoterici. Maestri incarnati fisicamente, ma anche maestri ascesi che sono si sono trasposti ad un livello di realtà più spirituale, più rarefatto, ecco.
Sì, poi tra l'altro sono sicuro che dai libri che tu hai illustrato, suoi, poi sono stati creati tutti quanti gli altri. Per dire quello sulla protezione, quanti libri sulla protezione ci sono? Ma sicuramente sono scoppiazzature o prendono spunto da quello. Hanno provato a copiarla in molti, hanno provato a copiarla in molti, quasi nessuno ci è riuscito, va detto questo, quasi nessuno è stato prolifico come lei e eclettico anche negli interessi, devo dire. Ecco, mi capita qua sotto mano il libro dei morti, un libro dove affronta le metodologie. Noi sappiamo cosa sono i libri dei morti, ma in questo caso il libro dei morti è come un adepto affronta il momento della morte, come si prepara al momento del trapasso, quali indagini karmiche compie prima di affrontare il momento del trapasso. Tutte queste questioni e molte, molte altre. Ecco, l'apprendistato e il lavoro dell'iniziato. In che modo lavorano i veri adepti? Quali sono i limiti dell'esecuzione dei poteri che hanno acquisito? Perché nonostante tutto, la legge dell'esoterismo è che comunque il mago dà a sé i suoi limiti, dà a se stesso la sua legge, ma questi limiti devono essere rispettati. Questo si riscontra anche nel motto di Aleister Crowley: fa ciò che vuoi, sarà l'intera legge. Che Anche questa è stata ovviamente, travisata. per decenni, ovviamente, cioè, il cui vero significato, ovviamente, come adesso si è imparato a conoscere, è: impara a conoscere qual è la tua vera volontà, qual è il nucleo del tuo vero desiderio e fa che questa sia la tua unica legge. Ovviamente non Certo, è un ascoltare il Daimon, che può essere per Ilman. Che ascoltare il non vuol dire proprio fare quello demone, che vuoi, ma ascoltare ciò per cui l'angelo tu sei qui. custode, il proprio angelo custode, come lui stesso, il daimon, esattamente, l'angelo custode, cioè la voce della propria anima, e seguire quella legge, perché è l'unica legge che un uomo possa realmente, a cui possa realmente rifarsi, quella del cuore, la legge del cuore. E in questo i due, se vogliamo ancora parlare dei rapporti tra Dion Fortune e il suo collega inglese, è quasi speculare, va detto, perché entrambi, nonostante l'apparenza delle azioni di Crowley lo facesse apparire come una persona degenerata per quelli, e ancora adesso molti lo considerano così, va detto, per quegli anni, in realtà abbiamo a che fare con episodi di persone male intenzionate e comunque generalmente bigotte che non possono accettare, esattamente come non si poteva accettare la contestazione negli anni 60, non si poteva accettare parimenti in un mondo in cui le regole dell'esoterismo erano tracciate da ordini antichi e da un sistema cerimoniale rigido. Questo scardinare i pilastri dell'esoterismo ed introdurre soprattutto la magia sessuale all'interno, perché il sesso è quello che ha dato modo ai denigratori di Crowley di far sì che venisse definito una persona degenerata o malvagia. Questo scardinare queste leggi immutabili, scardinare le colonne stesse del tempio, non poteva essere accettato. Dion Fortune si mantiene un gradino da questa parte, dalla parte del rigore morale, se vogliamo, e
e dell'etica nell'utilizzo dei poteri magici. E devo dire, nella mia esperienza, è uno dei motivi per cui molti miei clienti me la richiedono, richiedono i suoi libri costantemente, e il motivo per cui i suoi libri vengono continuamente ripubblicati da molte case editrici diverse, e io sono potenzialmente, al di là del lato economico, ne sono felice anche a livello culturale, perché è stata una donna all'avanguardia, che però ha saputo mantenersi all'interno di una sorta di involucro di quella stessa legge che lei ha saputo dare a se stessa. Certo, quindi lei di coerenza. Coerente con i principi che aveva assimilato e ai quali si era data. Non si sentiva pronta per accettare quello che Crowley diceva, anche se sapeva che il tempo sarebbe giunto perché il mondo dovesse passare da un'era a un'altra. Come chiaroveggente, come sensitiva, lei lo aveva compreso, lo comprendeva perfettamente, ma il suo livello iniziatico, quello che lei sapeva essere il suo livello iniziatico, non le permetteva ancora di accettare la legge di Horus, la legge del Telema, la legge di Crowley e del Loto. Certo, poi una cosa che hai detto prima, che fa sento tanto eco, Fabio. Senti eco anche adesso? Sì. Io non ho... Hai cambiato qualcosa? No? No. Boh, va bene, stavo dicendo... Donato si sta facendo gli affari suoi. E una... Mi metto più vicino. Sembra due parole che sono passate, però io le vorrei evidenziare, che lei ha detto la differenza tra Dio e fortuna, che hai detto prima, che è la stessa tra divinazione e predizione. Perché... Proprio anche con i tarocchi, quando si parla di tarocchi, li si associa alla divinazione, e uno nella testa c'ha l'idea che ti dicano il futuro, ma c'è una grande differenza tra divinazione, cioè contatto col divino, e predizione, quindi predire ciò che accadrà. E i tarocchi fanno divinazione, quindi sono simboli sacri. Sono due paroline, ma... Cioè, sì, ma la semantica non è una dote di molte persone. Come giustamente dici tu, sono meccanismi di connessione con il divino, con determinati principi cosmici. Questo sono gli arcani, cioè sono rappresentazioni grafiche di determinati principi cosmici che ci servono a creare questa connessione grazie a Dio, appunto, e non grazie alla fortuna. Dio un fortune per la tutta. Esistono ancora persone che vogliono, devo dire, la cartomanzia intesa come predizione di determinati eventi che non sono ancora accaduti, che vedono ancora la cartomanzia in questo modo. Questo lo riscontro molto spesso. Generalmente tendo anch'io a proporre quantomeno questa distinzione, che è oggettivamente impeccabile dal punto di vista esoterico, cioè il fatto che la divinazione è tutt'altro che la una mera predizione di un avvenimento non ancora accaduto. A certe persone devo anche dire è impossibile spiegarlo, e quindi come commerciante certe volte occorre assecondare anche gli errori altrui quando non si può porre rimedio. Però certo, poi appunto sì, si cade nel campo del mentalismo,
del linguaggio manipolatorio, e quindi per contro c'è tutte le persone che vanno contro chi fa queste, chi utilizza questi strumenti, perché li associano ai truffatori, a cavolate, a storielle, mentre in realtà è, secondo me, lì la chiave che fa la differenza. Perché comunque un conto è se uno ti dice cosa succederà, boh, tu sei in grado di accettarlo oppure no, e magari prendere qualche provvedimento. Ma se invece tu fai un'analisi, fai una divinazione, fai un'esplorazione, magari poi invece hai gli strumenti per agire, hai comunque un qualcosa che ti permette di migliorare, di modificare, non è una cosa buttata lì. A me piace sempre usare un po' la metafora della scacchiera, cioè c'è una scacchiera e ogni pedina ha tantissime possibilità per muoversi. Ovvio che la scacchiera è limitata, tu ne sei all'interno e in base al livello in cui sei puoi essere gestito e hai tantissime possibilità di movimento, oppure puoi essere uno dei pedoni, uno può essere un cavallo, può essere un re, può essere una torre, e a seconda di quello che sei hai determinati, diciamo, possibilità di movimento. Oppure sei direttamente, deleghi talmente tanto che è qualcun altro che decide i tuoi spostamenti. E questo non può accadere se siamo adepti di un qualcosa che va oltre la realtà così com'è manifestata. Mm-mm. Nel momento in cui la divinazione, sì, vai tranquilla. Nel momento in cui la divinazione ci connette a quella sfera, alla sfera del sacro, come alcuni storici delle religioni, Otto ad esempio, considera le manifestazioni divine il sacro, entriamo realmente in un mondo in cui il passato e il futuro cessano di avere quella relazione che hanno con la nostra mente nella vita di tutti i giorni. Ecco perché a volte si confonde la divinazione con la predizione del futuro, ma non è una predizione del futuro, perché in quel mondo, nel mondo dei principi cosmici, il mondo che gli arcani maggiori ci svelano, semplicemente il passato e il futuro sono momenti di un cerchio che ritorna continuamente su se stesso, e di conseguenza chi entra nel sacro può apprendere effettivamente nozioni riguardanti il futuro, ma il futuro relazionato alla vita mondana, non quella del sacro. Mentre si trova lì, il futuro di fatto non esiste, come non esiste il passato. È un concetto difficile da capire, ma anche in linguistica ci sono stati molti studiosi che hanno ipotizzato il fatto che un diverso modo di concepire il linguaggio avrebbe avuto degli effetti anche sul nostro modo di percepire il tempo. Beh, è la base della programmazione neurolinguistica, cioè il tuo aspetto cognitivo condiziona il linguaggio e con il linguaggio condizioni il comportamento cognitivo. Quindi la libreria sigilla? Dai, buongiorno. Un ordine in diretta. Prega. Sì? Ok. Glielo dico subito, guardi. Allora, anticipare alle 10:30 se vuole. D'accordo? La sposto alle 10:30. Sì, nessun problema.
Vabbè, giustamente. No, no, non c'è problema, il posto prima è libero, quindi la sposto alle 10:30. Nessun problema, buona giornata. Arrivederci. Eccoci qua. Scusate. No, stavo dicendo che anche e viceversa, attraverso il linguaggio vai a modificare la tua struttura cognitiva. Dove c'è, esatto, più richiesta del linguaggio, la vai ad aumentare, dove c'è povertà la vai a diminuire, e cambiando le parole puoi creare una condizione di realtà, tra virgolette, sempre riferita alla mappa della realtà, quindi una rappresentazione che può essere più o meno ricca ma anche modificata. Già comunque la stessa memoria cambia, perché i tuoi ricordi di quando avevi 3 anni sono diversi se tu ci pensi a quando ne avevi 6, quando ne avevi 12 e adesso. Cioè lo stesso ricordo è diverso anche fra un mese, fra 3 anni. Lo vivi in maniera diversa, i dettagli si modificano e senza che tu faccia niente. Andando a utilizzare il linguaggio, ovviamente lo fai in maniera controllata, lo fai in maniera consapevole, si spera. Facendo questo, così, quindi, dimmi. Questo è il motivo per cui nella magia cerimoniale si usano le parole di potere, i linguaggi barbarici, che in alcune religioni mistiche prendono il nome di glossolalia. Cioè, nel momento in cui noi andiamo a destrutturare il linguaggio e il pensiero verbale, poniamo la nostra mente in uno stato di coscienza alterato, che è la chiave per entrare in mondi che sono al di là della realtà visibile. O l'ipotesi di Sapir-Whorf, i due linguisti, cioè la lingua parlata modifica le nostre strutture sinaptiche, il nostro modo di pensare, un concetto che ritroviamo anche in Krishnamurti, tra l'altro. La meditazione, in questo caso, quindi l'assenza di pensiero verbale, va a modificare fisicamente la struttura del nostro cervello, e questo è stato anche riscontrato registrando le onde cerebrali dei monaci tibetani in meditazione, ad esempio. Quindi è stato provato scientificamente che una diversa modalità mentale può modificare la realtà percepita, di conseguenza, perché la nostra mente a creare la realtà, cioè tutto ciò che ci in questo computer, in questi libri, sono stati creati dal pensiero. Tutto quello che ci circonda, tutta la nostra società, l'intera cultura umana è stata creata dal pensiero e può essere modificata da un pensiero diverso. E questa, molto banalmente, è l'azione della magia, è quello che la magia fa. E il primo libro di PNL di Bandler Grinder si chiama appunto La struttura della magia. Noi siamo abituati a pensare alla magia come qualcosa di, a quello che, insomma, ci ha abituato un certo tipo di letteratura, un certo tipo di cinema, ma in realtà è qualcosa di scientificamente misurabile. E è tutto dentro questa scatola chiusa, che talvolta rimane chiusa per tutta la vita, sfortunatamente, ma dalla quale, se proviamo a uscirne o a modificarne i contenuti o modificare il modo in cui questi contenuti vengono creati e utilizzati, andiamo a modificare la realtà manifestata e il nostro modo di percepirla e di interagire con essa. Non sto dicendo che Dion Fortun si spingesse così in là a livello psichico, perché comunque lei vantava già una connessione psichica con altre entità, i cosiddetti maestri che
che l'avevano iniziata e che continuavano a guidarla nel suo cammino spirituale. Però va detto che dagli anni 40 in poi sono stati fatti innumerevoli progressi nell'ambito della linguistica, nella neurolinguistica soprattutto, e di conseguenza noi adesso sappiamo che anche il più medievale dei grimori di magia cerimoniale, quando vengono l'adepto viene istruito a fare determinate cose che adesso ci sembrano completamente assurde, o a dire determinate frasi in linguaggi completamente inventati, non sono stati scritti, queste istruzioni non sono state scritte per stupire la plebaglia o le persone incaute, ma per porre le persone in uno stato di coscienza diverso, per modificare la struttura della loro mente e di conseguenza della loro coscienza. Certo, che in maniera più lieve ha fatto Milton Erickson con il Mental Model, che è il contrario del metamodello, che è uno strumento per riuscire a rompere gli schemi mentali che limitano le persone sostanzialmente. Ecco, questo è a livello di psicologia comportamentale ciò che deriva dalla PNL. Ascolta Fabio, sono 52 minuti. Ah, mamma, okay. È andata, eh? È andata, direi, sì, più che andata. Io vi ricordo che abbiamo su Dion Forte una ricchissima bibliografia che potete trovare anche in toto su libreriaisigillo.it, sullo shop che vedete qui sotto. Sono tutti i contatti. E niente, un'autrice che, come faccio con tutti i miei clienti, consiglio anche a tutti voi ascoltatori caldamente, ecco. Assolutamente, assolutamente sì. Allora, bene, noi ci vediamo, e adesso vedrò di caricare l'episodio anche su Instagram, ok? Quindi salutiamo le persone anche su Instagram. Ovviamente, se qualcuno più avanti vedrà la registrazione, scriva pure sui commenti o ci contatti, perché fa piacere poi andare a rispondere, anche se non in live, ok? Questa è stata un'esposizione un po' generale, voglio dire, su Dion Forte, data certo, la grande bibliografia. Si potrebbe fare un seminario, però il tempo è quello che è, quindi. Beh, comunque abbiamo dato degli spunti molto interessanti. Spero di aver dato degli spunti interessanti per acquisti futuri e per studi futuri, ecco. Certo, certo, certo. Bene, allora noi ci sentiamo lunedì sera con il podcast aperitivo con i tarocchi, e invece tramite video su YouTube. Quindi chi lo sta guardando su YouTube, iscrivetevi al canale, cliccate sulle notifiche, così vi arrivano sempre i link per nuove puntate, per i nuovi live, su Facebook e sul canale Viola, ok? E noi ci vediamo con questo appuntamento aperitivo con i tarocchi con Libreria e Sigillo giovedì prossimo, sempre alle 15. Va bene? Ottimo. Grazie Ale. E buona continuazione. Ciao, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao, Ale, ciao a tutti. Ciao.